Facile per il Pacentro che batte a domicilio la Ielli con un punteggio largo tennistico 6 a 2 e quindi conquista quasi la matematica promozione. Manca un solo punto adesso ai Pacentrani per risalire in campionato di seconda categoria. Una gara che non ha avuto storia, il Pacentro è partito subito di slancio, dopo primi minuti di gioco già al tredicesimo minuto un lancio di Antonio Cucurulo verso Luigi Santilli che però è stato anticipato dal portiere Franca. Passano appena due minuti e il pacentro passa in vantaggio. Un'ottima ripartenza a centrocampo di Antonio Cucurullo che serve il fratello Edoardo che in velocità in uscita batte il portiere dell'Aiele e porta in vantaggio i suoi. Al diciassettesimo vicino al raddoppio lo stesso Edoardo Cucurullo con un tiro che va di poco fuori. Il raddoppio però non tarda ad arrivare. Il minuto dopo al diciottesimo ancora con Edoardo Cucurullo che è servito in aria mette a sedere il portiere Franchi e deposita in rete. Al 24 c'è un episodio importante del match, l'espulsione del numero 2 di Natale dell'Alielli per proteste. Con l'Ali in 10, il Pacentro accelera ancora di più. Al 26esimo ancora un tiro di Edoardo Cucurullo che va a colpire la traversa. Un minuto dopo ancora Edoardo Cucurullo protagonista in semirovesciata, il numero 10 del Pacentro, batte il portiere Franchi per il 3 0. Una gara che fin qui non ha avuto storia. Al 33 però c'è il primo pericolo che subisce la difesa del pacentro. Su un cross da parte di Cardinale. portiere Gialò riesce a smanacciare. Poi però Pacella che libera e l'azione sfuma. Al 39 si fa rivedere di nuovo minaccioso Edoardo Cucurullo. Che cross al centro e lo stacco di testa da due passi di volo di poco alta sulla traversa. Al 41esimo la Ielli accorcia le distanze con Torti, che costruisce un'azione isolata, una serie di dribbling al limite dell'area e fa partire un tiro non molto forte ma preciso che inganna il portiere Gialò per il 3 a 1. Risponde subito però il pacentro con Zavarella che dal limite dell'area al 42esimo tira, ma la palla termina di poco alta. Tanto pacentro nel corso del primo tempo con tante azioni da gol. Nel secondo tempo la partita cambia, il pacentro si siede un po' forse convinto di aver ormai la vittoria in tasca, ma al quindicesimo trova il gol del 4-1, un calcio di punizione battuto da Antonio Cucurulo dal limite dell'area direttamente in porta per il 4-1. Più nulla fino al 27 ⁇ minuto con l'Aielli che accorcia di nuovo le distanze con di Natale Loris che dal limite dell'aria batte il portiere Gialò. Poi al 34 ⁇ l'Aielli si fa nuovamente pericoloso, forse con torti, il giocatore più bravo, il numero 4, che si libera di Tommaso Spagnoli, dentro l'area di rigore tira ma respinge di piede il portiere Gialò. Poi entra in campo il tecnico, allenatore e giocatore del Pacentro Pietro Cardilli e al 36 ⁇ con un pallonetto batte il portiere Franchi. Che era un po' fuori dalla propria porta e porta il punteggio sul 5-2. a 2. Un minuto dopo ancora il Pacentro in gol, una ottima ripartenza di Pacella Il cross al centro per Cardilli che chiude i conti per i 6-2. a 2. Dunque vince largamente il Pacentro contro l'Aielli. A questo punto per la matematica serve solo un punto, ma ormai possiamo dire che il Pacentro ha vinto questo campionato con tre giornate di anticipo. Siamo con Tommaso Spagnoli, giocatore, presidente, un po' in <ride> factotum del Pacentro, dai, diciamo così. Oggi tutto bene, 6 a 2, un ottimo inizio, dopo mezz'ora eravate sul 3 a 0 con un uomo in più, poi vi siete un po' rilasciati nel corso del secondo tema, ma ci sta, comunque alla fine una, una vittoria che vi consente di blindare il primo posto e quindi di salire in, di categoria, anche se manca un punto. C'è da dire che insomma, eh, abbiamo preparato questa partita durante la settimana, ma dopo il risultato di ieri eh, del Castronovo, sinceramente è, è, è diventata tutta un'altra cosa questa partita. Abbiamo iniziato a preparare la festa. Eh, adesso ci manca solamente un punto diciamo, per la matematica, però insomma, per le prossime tre partite dovremmo perdere eh, tre scontri di fila, ma mi sembra improbabile visto che comunque abbiamo un attacco che ha fatto circa 70 gol. Abbiamo fatto 55, 54 in campionato abbiamo un grandissimo pubblico oggi. Da, da presidente, ho, ho collezionato anche la prima presenza in questo campionato. E, insomma, che dire c'è un grandissimo gruppo, un grandissimo attacco, un grandissimo centrocampo. Dei grandissimi difensori. Oggi sono stati mh, de, degli ottimi giocatori, soprattutto Edoardo Cucurullo. Abbiamo visto Capitan Spagnoli, Pacella, ma soprattutto Enzo Battaglini che da vicepresidente l'abbiamo visto oggi con, come grande tornante sulla destra. Sì, ci siamo rilassati, però insomma, sapevamo di poter potercelo permettere in tutta sincerità. Ecco, dicevo allora, visto che è stato chiamato in causa, Battaglini allora oggi, lo stavo dicendo prima, tutto facile nella prima mezz'ora, ovviamente conoscendo il risultato del Castronovo e voi eravate anche facilitati dal, dal conoscere il risultato dell'avversario, però poi in secondo tempo siete un po' calati, ma alla fine il risultato è ampio, le azioni da corso sono state tante, quindi diciamo la vittoria è strameritata. Io direi, manca un punto per la matematica, direi stramerita la vittoria del campionato. Qualcuno scrive, parla, scrive, a noi ci parla, come dice il presidente, eh, io dicevo rispondi a, a delle noi de... no, no, non rispondiamo, rispondiamo sul campo e, e, e questo non, non devo dire altro, abbiamo dimostrato di essere la squadra più forte del campionato. Abbiamo vinto tutti i sconti diretti, a parte la partita di Lugo vabbè non ci voglio tornare, non, non abbiamo giocato a calcio. E abbiamo i Migliori Bomber, un pubblico da, da prima categoria, Mimo. Eh, Mr. Cardilli. Perché è un po' esperto a vincere eh, questo eh, campionato. Sì, 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 poi abbiamo, abbiamo una squadra di, superiore, di categoria superiore e superiore. E, no, e la niente, niente, solo con mia, la vittoria più bella. Io a giugno insieme al Presidente ho fatto due anni a Canzano e l'anno scorso lui mi chiamò e mi disse guarda vieni e io sono una persona seria, quando la parola non, non mi piace poi tradirla, e gli ho detto guarda questa è andata, l'anno prossimo ci siamo attavoriti e cerchiamo di fare una cosa che merita, perché facendo merita non merita da queste categorie. E il nostro obiettivo primario era quello di riportare, di riportare il pubblico al campo, la gente ci ha seguito fuori casa andavamo a giocare le partite importanti con 50 persone di Pacento cioè in terza categoria non si è mai vista. la cosa bella è che gente che non è mai stata a Pacento è venuta e è, è rimasta contenta eh, soprattutto dell'ambiente Pacento è famoso per l'ambiente per, la per il calore de del paese verso la squadra, la squadra è una tradizione de de del paese ha abbiamo una storia e Vediamo, adesso ci siamo un attimo fermati perché volevamo festeggiare ma ci manca a questo punto per la matematica, oggi iniziamo giustamente perché abbiamo perso tre partite tutto il campionato, no. non credo che non, non credo una squadra così, è, voglio dire. dire, calcio è strano eh, però eh, ormai non ci possiamo nascondere, abbiamo vinto il campionato. E... E niente, eh, che dire, sono orgoglioso, sono orgoglioso, ringrazio il Presidente per la stima e la fiducia che mi ha dato, eh, perché mi ha creduto in me, mi ha dato carta bianca su, su, molto, su molte situazioni, ringrazio i ragazzi, i ragazzi che hanno creduto nel progetto, eh, io ringrazio soprattutto il capitano Spagnoli che, non lo dico io, lo sappiamo tutti quanti che lui l'ho giocato sempre, facendo sempre solo per la Maia. ma Ringrazio soprattutto Giovanni Vacelle e Fabrizio Ole che hanno creduto, inizialmente hanno creduto al nostro progetto e poi via via il gruppo, il gruppo di Pratola. E tutti, tutti, tutti. E ringrazio mio padre che mi ha preparato un grande rinfresco. Mi dicono ci sta aspettando la sua cantina per, per festeggiare. Un ringraziamento speciale a tutte le persone che ci seguono, tutti i pacentrani all'estero che in questi ultimi mesi ci hanno dimostrato il loro calore. con anche diciamo, dei contributi economici che sono stati eh, importantissimi. Enzo vi dirà chi sono queste persone che hanno collaborato a questo progetto, che uno è Franco De Angelis Cicillo. Sì, sì. Eh, noi ringraziamo, visto che Andrea in rete, ringraziamo la famiglia di Cesare, Franco, il figlio, il fratello, che ci hanno dato un bel contributo per la squadra, il Bob Cicillo De Angelis, che anche lui ci ha contribuito e aspettiamo altre persone interessate che credono nel progetto del Pacentro, fa piacere, fa piacere perché abbiamo rianimato soprattutto anche il calore dei pacentri all'estero, questo è un altro obiettivo da proseguire anche per il prossimo anno. Bene, diciamo che a questo punto mancano tre partite, voi cercherete proprio già da domenica di festeggiare matematicamente questo campionato. E quindi sicuramente riportare la squadra del Pacento, non so se il prossimo anno ci sarà la riforma, che mi pare che ho sentito che non si farà più la terza, quindi no, chi no, vince... Non ci sarà alcuna riforma, no, no. a quello che sappiamo la terza categoria si farà anche perché comunque nell'interesse negli interessi della Lega reclutare circa 60 squadre in tutta la regione che pagano un'iscrizione l'autodiscrizione di circa 3.000 euro, per cui a chi converrebbe non fare questo gioco non lo so, comunque la seconda categoria eh, ci aspetta, già ci stiamo organizzando per giocare quel campionato e eh, di farlo da protagonisti. Come quest'anno, perché la nostra intenzione è quella di riportare il pacentro dove era fino a qualche anno fa. Cardilli, una vittoria facile. Un inizio ottimo: 3 a 0 dopo 27 minuti. Poi vi siete un po' rilasciati, ma nel finale due gol tuoi hanno chiuso definitivamente i conti. Sì, abbiamo preparato la partita in modo tranquillo. e Sapevamo che loro in venivano da risultati negativi. nel caso penultimo in classifica. E noi abbiamo fatto la partita nostra come giochiamo sempre. Quindi abbiamo iniziato in discesa la partita. Poi abbiamo subito un attimo un calo di tensione, il fatto è che i Vanguidi ha avuto un problemino e è dovuto uscire, dove mettere un ragazzo che è entrato a freddo, abbiamo subito due gol boshmente diciamo, eh, scusate il termine. Poi però ci siamo rimessi in carreggiata, e abbiamo... abbiamo vinto facile la partita. Ecco, diciamo un campionato eh, che diciamo, tu già hai vinto l'anno scorso, quindi diciamo, è un campionato che è vincete con tre giorni di anticipo, al di là del punto che manca la matematica, perché comunque siete una squadra molto forte, quindi non credo che in tre gare non riuscite a fare un punto. Quindi diciamo che eh, oggi era una gara facile, però quando vi ha condizionato il risultato del Castronovo, che conoscevate già eh, il loro risultato? Guarda, sinceramente non per qualcosa, ma io, io domenica scorsa ho detto, quando siamo usciti dal campo di Castronovo, ho detto domenica prossima Castronovo va a perdere a Villa Vallone. Lo dico no per presunzione perché conosco il Ville che in casa ha perso soltanto la prima giornata di campionato e poi l'ha tutte vinte e pareggiate. Quindi sapevo che Castanovo aveva difficoltà ad andare lì. E non mi ha condizionato più di tanto perché sapevamo che andavamo facili con la Igli, tutto rispetto per la squadra, però il Blasone è talmente diverso che siamo andati facili. Poi per il fatto del campionato vinto fa piacere vincere in terzo in Serie A, non è la stessa cosa a livello di di palcoscenico però a livello di emozioni è la stessa cosa, l'anno scorso siamo stati benissimo, quest'anno si sta a ripetere la stessa cosa e voglio ringraziare soprattutto i dirigenti, presidente, presidenti, vicepresidente, capitano, tutti i giocatori che stanno a dare impegno fino alla fine, che in terza categoria è difficile trovare giocatori che siano a allenare due volte la settimana, tre volte la settimana quando richiediamo, 18-19 persone in terza categoria, credo nemmeno in promozione questa presenza di allenamento. E poi io ringrazio particolarmente il paese che ci sta seguendo in maniera maniacale, vengono in trasferta col Pumane, ci sono vicini sempre. E loro e il dodicesimo giocatore in mezzo al campo sono loro, sinceramente.